28 ottobre. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore? Se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Michea 6, verso 8. Giustizia, misericordia, umiltà. Il profeta Michea scrisse: con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio. Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, per il mio peccato. Michea 6, verso 7. Se guardiamo bene la nostra vita, scopriremo che non saremmo mai capaci e meritevoli di piacere a Dio. Anche se osserviamo con scrupolosità quanto la religiosità ci richiede, saremmo comunque impossibilitati di guadagnarci il favore del Signore. Allora, in che modo possiamo accostarci a Dio? Come poter essere a Lui graditi? Il verso di oggi sottolinea che è Dio stesso che ci dice qual è la via per accedere a Lui. Il bene è Cristo Gesù. Il dono che Dio Padre ci ha fatto per mezzo del quale possiamo presentarci a Lui. Egli è la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre senza di Lui. Per la fede nel suo nome possiamo non solo accostarci al Signore, ma camminare umilmente con Lui e uniti a Lui. In conclusione, la parola per noi oggi è pratica la giustizia. Ama la misericordia, cammina umilmente con il tuo Dio.